Eccoci qua, boss numero 3 e finale del gioco. Vecchi amici. È stato il tuo ultimo errore, mutante. Tan tan tan. Come si è liberato lui, scusami? Come si è liberato, Jumba? Ok. Quello ti puoi aggrappare col tentacoli. Grazie. Il problema è... Madonna mia, mi ha tolto... Mi ha tolto mezza vita... con un colpo. Ma devo capire... dove devo andare. Ok, forse aspetta. Ok, ho capito... che devo lanciarmi in alto... E il problema è arrivarci. E il problema è arrivarci al punto più alto. Cioè, perché se anche... Aspetta, a meno che... Scusami un attimo. Ah beh, aspetta, posso fare così. Abbiamo raggirato il gioco. Però mi sa che faccio prima a morire. Usa il trampolino per saltare più in alto. Zitto, Jumba. Sto lavorando qui. Dove sono? Che è successo? Non capisco cosa sta succedendo. Allora, calmi un attimo. Ok, allora. Ritorniamo un attimo a noi. Quindi se io adesso... È che non si aggrappa, nonostante... io sia nel punto giusto, lui non si aggrappa. Ok, calmi un attimo. Niente, mi sa che... Ah, ma po'... Come immaginavo, però... non si era aggrappato fino ad adesso. Comunque... Ok. Quindi il mio obiettivo adesso sarà salire... sopra una di queste, giusto? Eccoci qua. Perfetto. No. Allora, però almeno ho capito il meccanismo. Almeno il cosa dobbiamo fare l'abbiamo compreso. Il punto è arrivarci. Quello è un altro problema. Un problema che dobbiamo riuscire un attimo a risolvere. Però forse aspetta che... Eccoci qua, no. Maledizione. Ok, calmi un attimo. Allora, cosa dobbiamo fare? L'ho capito. È il come il problema. Ma aspetta, aspetta, aspetta che forse... non ho bisogno di salire là sopra, basta che mi aggrappo. Ah, allora, si aggrappa, ma è talmente poco lo spazio che cade via subito. Ok, calmi un attimo. Girati. Perfetto. E allora tentiamola. Più facile, perfetto, fatto. Coraggio, prendi pure il piatto. Ecco qua. Ma il mio obiettivo cos'è in questa partita? Non ci arriverò mai lì. Credo. Esatto, che devo fare così. Ok, no. Dobbiamo andare in senso orario se vogliamo riuscire ad aggrapparci. Ma io non capisco la telecamera, davvero. Sto gioco è una merda. Sto gioco è veramente terribile con la telecamera. Allora, non ho ben compreso se tutto quello che dobbiamo fare noi è entrare all'interno delle fessure o no. Però non vedo altre cose da fare. Calmo, calmo. Vabbè, aspetta. Non ho bisogno di farmi tutto il giro se sono già qua, giusto? Calmo, smettila di muoverti a caso. Ok, siamo caduti. L'importante è arrivare là sopra. Esatto. Scendi. E il problema è che se mi aggrappo qua sotto... Però aspetta. Forse... fa vedere. No, non ci arriva, peccato però. Allora, se salto ci arriva. È un po' complesso il tutto. Tutto è complesso in sto gioco. Però c'è anche un giro di fattibilità
plausibile per noi. Ok, devo scendere per forza se voglio colpirli al prossimo. Eccoci qua. Eccone un altro. Ma io in realtà non so neanche se sto facendo la cosa giusta. Arrivato a sto punto, boh. Coraggio, prendi pure fiato, io ti aspetto. A sto punto nulla è reale, tutto è finto in sto gioco. Boh, tutto è permesso. Io la sto tentando senza nessuna consapevolezza se sto facendo la cosa giusta. Ok, a quanto pare stiamo facendo la cosa giusta. Giuffa, sei scappato. Dovrò dare una lezione anche a te. Questa battaglia mi sta dando un desiderio. Aspetta. Ah, ok, credo di doverlo aspettare che si congeli e poi colpirlo. Coraggio, prendi pure piano, io ti aspetto. Colpiscilo, Jumba! Jumba, di qua! Non puoi nasconderti per... Cos'è sto liquido? Cos'è il liquido infiammabile? Dove trovarli? Non puoi nasconderti per sempre. Jumba, devi colpire lui, non a caso. Vabbè, dai. Ok, allora. Calmi un attimo. Jumba, colpisci. Io sono la legge. Jumba, devi colpire lui. Te la pagherai per questo. La pagherai ancora. Preso, ok. Pensavo di doverlo prendere più dritto, diciamo. Ok, non ce la farò mai a fare il giro in tempo. Jumba, questa è l'ultima volta che Certo. Jumba, colpisci. Jumba, colpiscilo. Io sono la legge. Sì, sì, bravo Gantu. Perché tanto lui per qualche motivo non mi colpisce. Dai, colpiscilo, Jumba. Bravo. Andata. Uff. Dov'è l'uscita? Ah, meno male. In realtà è stato più semplice del secondo boss, sai? È stato più semplice questo. Meno male. E con questo dovremmo aver finito il gioco. Ti sei comportato bene, mio caro Sensei. Yay. Creatore. Si è bloccato. Non è facile, ma forse unendo l'interfaccia delineatore del carburante con il giunto. Oh, che bello! E ci hanno arrestato. Ti prenderò! Dico la mostra! Ti prenderò! Dico la mostra! Vabbè dai, è un prequel del primo film, prima che li catturassero la volta definitiva. E Amsterdam intanto. Vabbè. Dobbiamo spendere parole su sto gioco, ragazzi, cioè... Onesto, cioè dobbiamo dire qualcosa più di quanto abbiamo già detto. Onestamente, l'unica cosa su cui posso... essere felice di questo gioco è che uno l'abbiamo finito e che due sono contento di non averlo mai comprato da bambino. Mi sarebbe girato troppo le balle aver speso da bambino, che come dicevo erano un costo bello alto al tempo questi giochi, aver speso dei soldi inutilmente per un titolo del genere. Abbiamo anche i segreti, pensa un po', guarda. Andiamo a vedere. Quindi devi spenderti i nastri per sbloccare dei filmati. In-game cinema, vediamo. Ah, le cinematic, ok. In-game cinema, vabbè. Ovviamente non so se ve li posso far vedere. Voglio spendere 6 su questo qua, l'ultimo. Filmato 21. Sono i pezzi del film, ovviamente. Lo immaginavo perché anche Monsters & Co. faceva così. Dubito che però ci sia tutto quanto il film. E questi qua da 2 saranno i trailer del film. Vediamo se c'ho ragione. Trailer 1 e...
trailer 2. Vediamo il 2. Se è come credo, credo di sapere qual è il trailer. Lo sapevo! Erano quelli che avevano fatto quando è uscito il film in cui Stitch appariva negli altri film. Vabbè, ragazzi, è stata un'avventura particolare. È stato particolare perché onestamente è un gioco fatto male, poteva uscire meglio, ha dei punti interessanti, ma sono veramente surclassati tantissimo da tutti i problemi che il gioco ha. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito anche questa serie. Noi ci vediamo alla prossima, che spero sarà molto meglio di questa. Ciao a tutti!